Tu sai le nostre miserie, le nostre debolezze, le nostre fragilità. Conosci anche i disegni malvagi del diavolo. Per cui ci affidiamo a te, la tua incommensurabile misericordia, affinché possiamo combattere la battaglia contro le tenebre. Manda, o Signore, nel mondo santi uomini predicatori, affinché possano istruirci sulla parola del Santo Vangelo. Sia in noi, Signore, il Dio forte, il Dio dell'amore, della pietà e della carità. Tu sei Gesù, l'unigenito Figlio di Dio, che attraverso il grembo meraviglioso della Santissima Vergine Maria ti calasti qui nel mondo per sollevarci da tutte le nostre miserie. Sostieni tutte le anime che fanno parte di questo movimento e che pur tuttavia si congedano quel tempo per servirti, amarti e obbedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria concepita senza tuo Padre, perché quel calice amaro potesse allontanarsi da lui, ma poi, comprendendo la grande missione di salvezza per il genere umano, obbedì e quindi disse: sia fatta la tua e non la mia volontà. E questo che anche noi ripeteremo: Gesù, per amore tuo accettiamo tutto e sia fatto sempre la tua santa volontà. E per la prima volta provasti
veramente la grande angoscia che noi uomini del mondo avremmo prodotto nella tua anima. Tu ci hai donato, Signore, questo bel canto in onore al grande martire che attraverso la sua storia vissuta ci ha insegnato come si ama il proprio Signore Gesù Cristo. E allora per l'occasione, Signore, ti prego, affida al martire Gennaro di avvisare il popolo napoletano se mai ci dovesse essere questo grande pericolo attraverso quel prodigio che si ripete soventemente lungo il corso dei secoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua vita. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che gloriamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, dolce cuore del mio Gesù, accogliamo sempre più. Dolce cuore di Maria, grazie alla salvezza dell'anima mia. Santa Faustina, pregate per noi. Nel secondo mistero del dolore contempliamo
come Giuda Iscariota tradisce nostro Signore Gesù Cristo e quindi viene arrestato dai pagani, legato alla colonna e flagellato a sangue. Signore, questi doni per amore, ecco il pane e il vino, ecco i fiori del giardino, sogno di donarti il mio cuore rinnovato, sogno di donarti. Manipolare dall'entità delle tenebre fino a farti arrestare. Eppure Gesù, oltre ad essere un grande avvocato e difensore delle nostre miserie, sicuramente provasti tanta pena per quel tuo apostolo. D'altra parte, non fosse stato lui, comunque, nello scenario meraviglioso e doloroso della tua storia in terra, doveva purtroppo esserci un altro uomo e compisse la stessa azione nefasta contro di te. Ma perché, Signore, quante volte anche noi il suo pianto ci rendiamo simili a Giuda Iscariota. Il nostro piccolo, certamente, Signore, ma più delle volte ti voltiamo le spalle e ci dimentichiamo che tu sei il nostro amico Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua gloria di misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Luce e cuore del mio Gesù, ma ti ami sempre più. Luce e cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Santa Faustina, prega per noi. Nel terzo mistero doloroso contempliamo come i carnefici pongono sul capo di Gesù una corona di pungentissime spine. Canto Madre Teresa di Calcutta. Animale educata e potere al carezzo.
terzo mistero, cui offesero il tuo caposanto facendo penetrare quelle spine acuminanti nel tuo caposanto. Vogliamo offrirti per i bisogni di questi nostri ragazzi giovani che veramente danno anima e corpo affinché i tuoi canti possono raggiungere il cuore di Maria e di tutti i santi e gli angeli del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricordiamo a voi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù, fatto che ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Santa Faustina, prega per noi. Nel quarto mistero del dolore contempliamo come Gesù viene condotto davanti a Pilato e qui viene condannato a morte, caricato del pesante legno della croce, si avvia verso la sommità del Calvario. Canto Madre Chiesa. Questa è mura la quattro.
avevi più sembianze umane, Signore. Avevano compiuto su di te innumerevoli oltraggi. Avevano percorso il tuo viso, Signore, fusticato il tuo corpo. Avevano offeso il tuo capo santo. Oh Signore, solo per fare del bene a noi, tuoi carnefici, ti abbiamo ricambiato con le azioni più nefasti. Tu divenisti l'agnello immolato. Oh mio Dio, il tuo volto, Signore, tumefatto, non aveva più quella fattezza, quei lineamenti bellissimi, ma il tuo cuore, Gesù, era veramente un'aurea d'oro. Siamo certi, Gesù, in quel momento provasti tenerezza per i tuoi carnefici, ti oltraggiarono, Signore, compirono il gesto più schifoso sputandoti addosso. E perché, Signore, che cosa avevi commesso di così grave? Ma perché l'umanità doveva provare a sue spese tutto ciò che hanno compiuto su di te, tu innocenti figlio di Dio. O Vergine Santissima, meravigliosa, fosti nel silenzio del tuo cuore, non i tuoi occhi emettevano lacrime amare, era il tuo cuore che sanguinava dentro di te. Dio volle che Giovanni, l'apostolo prediletto di Gesù, divenisse il bastone della tua vecchiaia, Maria. Oh Regina stupenda, o Madre del Divino Signore nostro, chi più di te poteva comprendere il grande sacrificio del nostro amorevole Signore? Tu sapevi che le sue pene, la sua condanna, serviva per salvare noi poveri e miserabili di questa terra. Avessi al Dio denaro, al potere, alla conquista, alle poltrone, Signore. Questo siamo noi. E anche oggi, ma così distante da quell'attimo di grande pena che tu hai dovuto sopportare, Gesù, hai incominciato a percorrere la via del dolore. Una via che certamente nessuno di noi sarebbe riuscito a percorrerla. Ora ti vogliamo pregare, Gesù, perché in mezzo a noi ci sono anime che ti chiedono venia, perdono, ti chiedono di tendere la tua mano verso di loro affinché possano sollevarsi dalle miserie della vita. Guarda, Gesù, questi giovani e queste anime avanti negli anni che non fanno altro che implorarti affinché tu possa elargirgli le grazie necessarie. Ti affido, Gesù, tutte queste anime fervente e fedeli di questa comunità, di questo movimento, e se non ti chiedono grandi ricchezze, Signore, ti chiedono il lavoro del giorno, la tranquillità economica, perché possano attuare quelle prospettive che nutrono
nel profondo del loro cuore. Cosa ti chiedono, Signore? Non ti chiedono altro che il lavoro. Qualcuno ha bisogno, Signore, che tu possa sollevarli dalla sofferenza della vita. Ti affidiamo, Gesù, quella bambina. Vedi, Signore, ella non ha nessuna colpa, eppure già così piccolina deve sopportare il peso di noi peccatori del mondo. Aiuta e sostieni quando si trovano nel momento difficile della vita, affinché tu possa sostenerli, incoraggiarli e accompagnarli lungo la via del mondo. Libera questi giovani, oh Signore, da qualunque afflizione della vita. Dona loro il pane quotidiano, sana le loro ferite e guarda con quanto amore, Signore, si proiettano verso la tua infinita misericordia. Eppure abbiamo intorno a noi un mondo, Signore, dove ha rapito i cuori di tanti giovani, illudendoli e facendoli vivere momenti che non vengono da te, Signore, ma che provengono da una società corrotta, nefasta, infingarda e maledetta. Donaci, Signore, la continuità di amarti, di pregarti, di implorarti, affinché tu possa elevare la tua mano santa e piegata sull'umanità intera. Tu hai, Signore, legione degli angeli, tu hai i troni, i podestà, Signore, tu hai serafini e cherubini che continuano a glorificarti presso il tuo trono divino. Manda sulla terra, Gesù, questi angeli, arcangeli, serafini, cherubini, troni, padroni e podestà, affinché li cacciano nelle profondità degli inferi Satana e tutti gli spiriti malvagi che ci confondono tutti i giorni della nostra vita. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da ogni male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Dolce cuore del mio Gesù, Padre, io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia la salvezza dell'anima mia. Santa Faustina, prega per noi. Santi e martiri tutti, pregate per noi. Nel quinto mistero doloroso contempliamo come nostro Signore Gesù Cristo raggiunge la sommità del Calvario, qui viene spogliato delle sue sante vesti, posto sulla croce e inchiodato mani e piedi. Quando tu sei arrivato, I'm not afraid.
Gesù. Solo tu per sempre tu. Abbiamo bisogno del tuo sostegno. Mio caro amico, della tua amicizia. Vieni Gesù, vieni ti preghiamo Signore, guarda questa povera derelitta umanità, dove tutta è confusione, non c'è più equità, oh Signore, i ricchi diventano sempre più ricchi, e i poveri Gesù, e i poveri che ne facciamo Signore, manda sull'umanità intera la tua misericordia infinita. Donaci un giorno nuovo, radioso Signore. Noi siamo qui per proiettare il nostro cuore verso di te, che sei l'autore della nostra vita. Non possiamo dimenticare ciò che tu hai voluto donarci, Signore. Ogni stila del tuo sangue prezioso. Ai, Signore, profuso il tuo amore affinché potessimo destarci da ogni nostro sentimento malvagio. E che dire, Signore, di questi poveri governanti che si credono di essere ricchi, ma sono i più miserevoli di questa umanità. Quando, Gesù, quando porrai ai posti giusti, ai comandi del mondo, persone timorosi tuoi, oh Signore, basta con questi venditori di fumo, di miserie, di sofferenza, Signore. In loro ogni azione è un'azione di affarismo e di arrivismo, Gesù. Non è possibile che tu, che sei un Dio, che hai voluto creare il sistema di cose. Sì, Gesù, vieni, vieni in mezzo a noi, almeno facci calore, oh Signore, donaci. Amen, 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 oh Signore, perché solo tu puoi sostenerci in questo misero cammino della nostra esistenza sulla terra. Guarda, guarda queste anime, Gesù, potrebbero adesso soggiornare altrove, invece sono qui ai tuoi piedi a mendicare. Ognuno di essi, oh Signore, ti rivolge nel silenzio del proprio cuore, della propria mente, della propria anima, una preghiera particolare. Non ti chiedono ricchezze, oh Signore, vogliono solo la tranquillità e la serenità. Possa tu, Gesù, che sei veramente nostro amico, non sei una fantasia, noi che abbiamo sperimentato più delle volte, Signore, e allora ti prego, vieni, vieni in mezzo a noi col tuo grande spirito consolatore a lenire le ferite del nostro corpo, della nostra anima, della nostra mente. Tu hai compiuto veramente prodigi meravigliosi, hai sanato i lebbrosi, Signore. È vero, erano 10, uno solo tornò a te, oh Signore, ma è così sempre la vita dell'uomo. Sarà sempre irriconoscente e ingrato, Signore, e avrà sempre quella forza di condannare un Dio giusto, un Dio che mendica alla porta del cuore umano. Manda, oh Signore, santi uomini, santi predicatori che abbiano ad orare e pregarti incessantemente, ma non certamente con le labbra, Signore, ma con la profusione che proviene dalla profondità della propria anima, perché tu sei buono, perché tu sei grande, perché tu sei immortale, perché tu sei un amico, Signore, nel silenzio e nell'emarginazione della nostra vita, quante volte, Signore, anche nei momenti meno consoni alla nostra severità e società, ricordiamo di te. Di te, oh Signore, vogliamo avere sempre sulle nostre labbra Gesù, 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 confido in te, Gesù, io amo te, Gesù, io voglio te. Vieni, oh Spirito di Dio, consolatore, a lenire ogni nostra sofferenza psicologica, fisica e spirituale. Ti affidiamo, Signore, il sommo pontefice, il tuo Francesco e il nostro amatissimo Papa,
colui che è voluto far presiedere il trono di Pietro e che attraverso di lui abbiamo avuto degli insegnamenti grandissimi di semplicità, di mitezza, di amore, di saper parlare ai popoli, di sapersi commuovere davanti alle miserie dei popoli. Allora Gesù, noi ti preghiamo questa sera perché vogliamo che tu ci tieni compagnia già nel giusto riposo della notte. Noi ti vogliamo parlare, vogliamo pregarti, vogliamo dialogarti con te, vogliamo attendere la nuova alba del nuovo giorno, con te che sei l'aurora, che sei il meriggio del giorno, che sei la sera che cala sul mondo. Ti ringraziamo per gli astri sospesi nel cielo, del sole che ci riscalda, della luna che ci illumina nelle tenebre della notte. Ti raccomandiamo, Signore, fa che questa nostra città non abbia più a subire dolorosi catastrofi e tieni a bada quel grande gigante che solo tu, Signore, puoi frenare. Signore, sei ormai arrivato al traguardo della sofferenza, all'ultimo atto della tua vita sulla terra. Ebbene, il tuo amatissimo Padre, Dio nostro, pianse come un bambino quando il tuo carnefice Gesù, tu ripetevi ho sete, ed essi fino all'ultimo su quella croce bagnarono le tue labbra con aceto e fiene, schernendoti e non provando nessuna pietà per te. Ci pensò il tuo Padre, quel nostro Dio, quel vero Dio che non predica guerra, non predica odio, non predica conflitti, né divisioni, né risentimenti, né gelosie, né malvagità, ma sta lì a ripetere: perdonate, perdonate, non 7 volte, ma 70 volte 7. Ed è questo che ti chiediamo, Gesù, perché noi non abbiamo il coraggio di perdonare, perché molte volte siamo presi da qualche sofferenza interiore, ma poi tu sei buono, Signore, e quindi ci fai rinsapire. Sì, a volte, Signore, noi siamo veramente quei figli che non somigliano a te, ma poi con la tua pietà e la tua misericordia infinita riusciamo di nuovo ad aprire gli occhi e non guardare più chi ci sta di fronte come un carnefice, un avversario, un nemico. I nostri occhi si aprono alle miserie della nostra vita, perché tu dici oggi a quel fratello che è nell'errore dei suoi comportamenti, ma che ti dice a te che domani non sarai tu ad assumere comportamenti come i suoi, senza sapere che l'unico vostro nemico è colui che fece di furto per insabbiare la mia misericordia, e ora uso ognuno di voi contro di me, e io sono come quel paralitico sul lettuccio, io sono come quel cieco di Gerico, io sono come Lazzaro, io sono a soffrire in questa vita. Guardate le ferite delle mie mani, dei miei piedi, la coronazione di spine, il mio corpo cosa è divenuto, e pensate
che ha subito tutto questo per amore, per amore, per amore di tutti voi in questo mondo. Quante volte mi promettete di volermi bene, di amarmi. Signore, io ti amo. Signore, io voglio essere come tu desideri. E invece vi trasformate ad ogni piccola difficoltà, ogni piccolo ostacolo, ogni piccola fragilità, ed in quel momento il terribile nemico ne approfitta di voi e quindi vi arma, facendovi dimenticare tutto ciò che avete ricevuto da me. Basta un niente che la vostra anima si svuota come una brocca che conteneva acqua pura e ora si secca al sole, ai suoi raggi, al suo tepore, al suo calore. Figli miei, sappiate che solo se pregherete intensamente e riconoscete in me veramente l'autore della vita, allora mi ponete fra voi e l'antico nemico e io vi difenderò per il resto della vostra vita. E affidiamo Gesù, la Santa Madre Chiesa, la sua gerarchia. E affidiamo il mondo intero, il mondo del lavoro, i medici, i paramedici, gli ammalati, i carcerati, gli emarginati, quanti sono vittime della droga, quanti ormai viaggiano sulla via del traviamento, che compiono ogni tipo di misfatto, violentano ogni anima del mondo, violano anche le leggi del mondo. E allora, Signore, voglio pregarti affinché la Chiesa abbia a raggiungere gli antichi splendori, non lasciare, il Signore, che quella poltrona di pietro abbia ad insidiarsi uno dei grandi nemici dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per il nostro arcivescovo, sempre Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e per i vescovi ausiliari della diocesi di Napoli, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per i vicari episcopali, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per i sacerdoti, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per le suore, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i seminaristi, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per tutti gli ordini religiosi, agostiniani, francescani. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per tutte le forze di polizia, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per quanti fanno parte delle organizzazioni malefiche, affinché Dio nella sua bontà infinita li guarisca, li trae dal fanco di quelle miserie terribili. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ritorniamo a voi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo, sacro, dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Siate la salvezza dell'anima mia. Santa Faustina. Prega per noi. San Michele Arcangelo. Prega per noi. San Raffaele Arcangelo. Prega per noi. San Gabriele Arcangelo. Prega per noi. San Francesco di Assisi. Prega per noi. San Francesco di Paolo. Prega. San Massimiliano Maria Colpa. Prega. Santa Caterina. Prega. Santa Rita. Prega. Santa Agnese. Prega. Santa Lucia. Prega. Santi e martiri tutti. Non so se è pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Padre celeste Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità un solo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Senza Colpa, Madre Amabile, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di ogni lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, modello di santità, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tempio di gloria, modello di vera pietà, rosa mistica, gloria della stirpe di Davide, splendore di grazia, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede,
Regina dei Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio, preghiamo Signore Dio, concedi a noi tuoi servi di godere sempre la salute dell'anima e del corpo per la potenza.